E là, benvenuti in questo nuovo video. Com'è che inizio questo video? Dopo un po' di tempo sono tornata perché sono successe un po' di cose, quindi non ho più filmato e volevo appunto raccontarvele. Ovviamente avrete già letto, avrete già intuito qualcosa nel titolo, quindi non posso soffermarmi a lungo. Il titolo, ok, mi trasferisco in America. Il titolo è vero, ovviamente, non è un titolo finto. Quindi volevo iniziare questa nuova rubrica, se si può chiamare così, aprire questo nuovo diario, appunto, e cercare di creare contenuti barra ricordi, anche per me da poter, appunto, riguardare un giorno e magari raccontare la mia esperienza. È un'esperienza molto conosciuta, adesso ve ne parlerò con calma, poi magari se vorrete un video passo per passo lo farò, anche se non ho molto tempo, vi dico la verità. Allora sì, perché vado in America un anno principalmente a fare un'esperienza con un'agenzia. Mi sono appoggiata a un'agenzia, l'agenzia è Cultural Care, non so se l'avete mai sentita. Per ragazza alla pari, quindi au pair. E sì, perché ho voluto fare questa esperienza ora? Principalmente è sempre stata una cosa che volevo fare, ma poi per una cosa o per un'altra non ho mai portato a termine, non ho mai magari avuto il coraggio dentro di me, non lo so. Quindi sì, quest'anno mi sono sentita pronta, in grado di fare questa esperienza e mi sono iscritta passo per passo e quindi la mia partenza si avvicinava sempre di più e appunto partirò. Partirò in marzo, quindi davvero davvero super vicino. Niente, volevo portarvi con me. Principalmente volevo dirvi solo questo, nel senso non volevo andare oltre, diciamo, nel dettaglio, ecco. Cultural Care, appunto, è un'agenzia. Penso conosciate tutti o comunque, per come vi dicevo, ragazza alla pari, quindi siamo seguite da un'agenzia passo per passo per fare questa avventura in famiglia, quindi andrò in una famiglia nel New Jersey in particolar modo. E sì, starò lì un anno in una famiglia dove lavorerò, avrò il mio tempo libero, andrò a scuola. Avrò tre bambini anche da seguire o comunque da guardare e quindi sì, allora ho sempre voluto fare un'esperienza, come vi dicevo, di questo tipo. Non sapevo bene come muovermi, nel senso andare là con un visto di lavoro, quindi cercare là lavoro, quindi vivere un tot di tempo, ovviamente con i soldi che magari porti dall'Italia. E cercarlo successivamente non era il mio caso, non potevo permettere di fare una roba del genere, quindi quella cosa l'avevo già scartata. Dopodiché, un'altra opzione per trasferirsi in America in teoria era un'università, un college, però anche questa non era una scelta che faceva per me, in quanto io ho finito l'istituto tecnico e dopodiché sono andata a lavorare, quindi non era mia intenzione frequentare un college. Anche se ho sentito e visto che i college sono super costosi, si può dire, super super. Quindi anche questa non era, non faceva al caso mio questa opzione. E così navigando appunto su internet e vedendo anche video tipo su YouTube, come andare in America, come, cioè, queste cose, avevo visto appunto questa opzione con Cultural Care. Ah, c'è anche per chi fosse interessato, scuole di inglese, EF si chiamano, EF, ma sono anche queste molto molto costose, quindi anche quella l'avevo scartata, ma anche quella mi piaceva molto. Sono esperienze che fai di 2 o 3 mesi o anche di più, adesso non mi ricordo, dove appunto ti trasferisci in questa scuola di inglese in varie parti non so se del mondo o solo in America, questo non ho approfondito, perché anche qua ho visto i costi e sono un po' eccessivi, quindi
quindi ho scartato quell'opzione e appunto vi dicevo che navigando su internet, poi varie pubblicità, adesso non mi ricordo, ho trovato appunto Cultural Care e pian piano li ho contattati, come vi dicevo, adesso vi do un botto di informazioni, poi se vorrete porterò appunto questa nuova rubrica come fare passo per passo. E appunto ho contattato Cultural Care, abbiamo fatto un colloquio, due parole, mi sono iscritta appunto, mi hanno fatto fare appunto un profilo online per essere vista dalle famiglie e appunto lavorare anche con loro, quindi stare in casa, eccetera, eccetera. Quindi fai varie anche poi chiamate con le famiglie, ti contattano, eccetera, eccetera, tramite Skype, WhatsApp. Si fanno videochiamate, poi se a loro piacete e a voi piacciono loro, ci si mette d'accordo e si parte. Allora, principalmente, vabbè, vi dico le cose come stanno. L'ho voluto fare per un'esperienza proprio personale, ne ho sentito parlare bene, non ho mai sentito di gente lamentarsi, ecco. Ne ho sempre parlato bene, quindi è un'esperienza che mi intrigava molto provare. Vi ripeto, come esperienza personale. Io qua ho una bellissima vita, cioè non mi posso lamentare di nulla. Prima lavoravo, non mi piaceva quello che facevo, ma vabbè, a parte quello, potevo cambiare lavoro e finita lì. Invece no, ho voluto proprio cambiare totalmente, fare questa esperienza appunto per una cosa personale, perché appunto qua mi trovo bene, non ho nulla che mi manca, anzi. E quindi ho deciso di partire, sarà intensa sicuramente, ma vedrò di farlo. E sì, è un'esperienza personale, l'inglese da imparare assolutamente, non lo so benissimo, ne sono consapevole, non sarà facile, ma è anche un modo appunto per impararlo. Ho provato varie scuole, ma non riuscivo mai a integrarmi come volevo io, scuole quelle di inglese. E quindi quando mi si è aperta questa opzione, subito mi sono buttata e mi sono iscritta all'agenzia a ottobre, siamo a febbraio, io tra un mese neanche parto. E ecco, volevo darvi questa informazione, quindi molto probabilmente se da là riuscirò, vi porterò anche i video proprio del posto, un po' di cose nuove, i prodotti che avranno là, non lo so, quello che farò, se avrò tempo, non, cioè in realtà non lo so, magari pian piano vediamo come fare. Appunto vivrò in casa con queste persone, avrò la mia stanza, il mio bagno e basta, quindi tra un mese esatto io sarò là, cioè sarò già là, è troppo strano. E basta, niente, volevo comunicarvelo, dirvelo, perché se vi interessa allora porto avanti questa cosa, altrimenti è stata solo un'informazione generale. E basta, che dire, spero questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrigato e magari appunto se volete saperne di più, volentieri. E basta, buona fortuna a me, ci vediamo prestissimo, penso, spero, con nuovi video. E ovviamente io nel mentre, intanto che sono qua, continuo a registrare, quindi a fare video, questa era solo una panoramica e un'informazione in più, anche perché io ho sempre voluto dei video di questo genere. Cercando su YouTube non ce ne sono tanti, quindi volevo portarvelo e appunto magari iniziare una nuova rubrica, un nuovo canale, non saprei. Basta, vi mando un super bacio, ci aggiorniamo prestissimo, vi tengo super aggiornati e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!